Ciao ragazzi e bentornati. Oggi è sabato mattina e noi ci stiamo preparando per andare alla casetta. Ci andremo subito dopo pranzo perché prima io devo andare a fare un allestimento con i palloncini per un battesimo. E quindi dopo pranzo partiremo e andremo a fare finalmente il primo weekend alla casetta. Olè! Vi faccio vedere un pochino al volo perché non ho tanto tempo, la spesa che stiamo portando lì alla casetta. Eccoli qua, sono questi due scatoloni. Non ho ancora avuto il tempo materiale di andare a prendere la frutta e la verdura. E ancora due o tre cosine di fresco, tipo il burro senza lattosio. Un altro paio di cosine. Ci andrò appena riesco, fra una mezz'oretta credo. Nel frattempo, però, vi faccio vedere la spesa che ho fatto, quella con i prodotti un pochino più a lunga conservazione, che sono anche quelli che lasceremo lì alla casetta direttamente e poi verranno rimpinguati ogni qualvolta scenderemo per il fine settimana. Quindi, la prima cosa che non deve mai mancare assolutamente nella casa di un sardo è lui, il fantastico pane Carasau. Questo è il pane per eccellenza per i sardi, perché è un pane a lunga conservazione. Può essere tenuto tranquillamente all'interno di una busta di cellophane che adesso mi devo prendere a proposito, di quelle belle grandi, tenuto ben chiuso dura anche un paio di mesi, quindi questo assolutamente non può mancare. Io ho preso questa misura tagliata a mezzaluna perché mi è più comodo lì, non avendo molto spazio, altrimenti solitamente il pane Carasau è tondo. A proposito del pane Carasau, io ho in mente già da diverso tempo di farvi un bel video sui 1000 modi per utilizzare il pane Carasau. Fatemi sapere per favore nei commenti se vi può interessare, perché ci sono veramente talmente tante ricette che si possono fare con questo pane che probabilmente un video non basterebbe neanche, però mi farebbe piacere farvele vedere perché tanta gente non conosce questo alimento che per noi è assolutamente immancabile. Quindi niente, pane Carasau. Sempre per il pane ho preso il gran tramezzino della Tremolini, questo è casa Eurospin. Poi ho preso le schiacciatine al rosmarino della Crai, che sono quegli snack a lunga conservazione e in monoporzione, quindi anche se ne apriamo un pacchettino gli altri rimangono lì tranquillamente e non ho sempre il terrore che scadano, che li trovo muffiti, insomma che si possono guastare. Poi ho preso, aspettate che lo avvicino, una confezione di biscotti Digestive, sempre di Eurospin, un pacchetto di patatine, perché queste insomma non possono mancare in una casetta in campagna dove le schifezze devono abbondare, no, non devono abbondare per forza, però un pacchetto di patatine ci sta, insomma. Una confezione di pangoccioli che utilizzeremo la mattina per fare colazione. La cosa bella dei pangoccioli è che, a parte che sono senza l'olio di palma, effettivamente hanno un paio di schifezzine dentro, però sono senza lattosio e quindi questi qua all'occorrenza li può mangiare anche Gian Giacomo a colazione. Ah, non vi ho detto che questi qua noi li utilizziamo di solito la mattina per fare colazione, o con la marmellata o con la cioccolata. Vi faccio vedere veramente random. Ho preso due confezioni di passata di pomodoro, sempre da lasciare lì. In realtà noi per questa volta sto già portando la roba pronta nella pentola, quindi ho già praticamente tutte le cose cotte, le porto già pronte. Poi piano piano, nel frattempo che andiamo, che mi organizzo un pochino, riuscirò anche a cucinare direttamente lì. Una confezione di stuzzicadenti. Poi per stasera ho preso una bottiglia di vino bianco perché è giusto brindare e festeggiare la nuova casetta. Poi ho preso una bottiglia di olio extravergine di oliva biologico fatto dalle nostre belle piantine e portato da noi al frantoio. L'ho messo, va bene, una bottiglia dell'olio di riso Scotti che utilizzavo per fare le preparazioni cosmetiche, ben lavata. Niente, questo è utile, le tengo sempre queste bottiglie perché sono utili, essendo scure, l'olio non irrancidisce. Poi ho preso due confezioni di tè, dei tè in atto, assolutamente dei tè in atto, in modo che lo possono bere tranquillamente anche le bimbe, un paio di succhi di frutta, uno alla pesca,
e una all'ananas 100%, così anche per la colazione le bambine sono a posto. Poi ho preso due pacchi di latte senza lattosio, questa è della Crai in Armonia, latte 100% italiano. E poi ho preso due confezioni di uova da allevamento a terra, sono sarde, sono di Urzulei, non trovavo, sono di Urzulei. Quindi questo è il primo scatolone. La seconda scatola invece abbiamo due o tre cosettine che sto prendendo via da casa, e sono il portabicchieri. Questo l'avevo vinto in una pesca di beneficenza 4-5 anni fa e ce l'avevo lì nel mobile in attesa di giudizio, e adesso ha trovato la sua collocazione. Poi sto portando via un pacco di piatti di plastica, che questi io preferisco sempre non utilizzarli, la verità. Però se capita che siamo in tanti, devo averli, perché non posso tirare fuori 20 piatti di ceramica e stare lì a lavare primo, secondo, contorno, eccetera. Due cestinetti, non so, non mi ricordo se questi li avevate già visti. Comunque, due cestinetti che utilizzerò per il pane o cose varie. Un pacco di bicchieri di plastica, un altro, perché quell'altro l'abbiamo già bello decimato. Una confezione di sacchetti per il freezer già utilizzata, poi ho preso un pochino di spezie e insaporitori vari, sempre per cucinare. Questo è un insaporitore per arrosti preso all'Eurospin, sì, non GRS, è dell'Eurospin. Queste sono semplicemente delle erbe aromatiche miste, sale, rosmarino, salvia, alloro, aglio, origano, prezzemolo, bacche di ginepro, basilico e maggiorana. Semplicissimo. Piuttosto che avere 20.000 vasetti, faccio prima averne uno e buon viaggio. Ho preso sempre come insaporitori, aspettate che li vado a trovare, invece 2-3 che non mi devono mai mancare, e sono cipolla, aglio e prezzemolo. Questi naturalmente preferisco prenderli direttamente nei barattolini ed essiccati, in modo che durino quanto più tempo possibile e non si rovinino naturalmente. Poi ho preso un pacchetto di una confezione di sale rosa dell'Himalaya con il macinino sopra. Sale grosso e sale fino li ho già portati l'altra volta, così come ho già portato l'altra volta il caffè, però ne sto prendendo un altro pacchettino di scorta, assolutamente lavazza. Ah, poi sempre per le spezie ho preso anche una confezione di curcuma, perché non la utilizzo tantissimo, nel senso non è che la metto sempre, tipo l'aglio o il sale. Però siccome ne ho già un pacchetto in uso qua, quest'altro era lì nel mobile, ho detto ma sì, la prendiamo, se capita di metterla dentro qualche preparazione, mi piace comunque un pizzichino. Poi ho preso una confezione di un barattolino di brodo vegetale granulare senza glutammato. Questo ve l'ho già fatto vedere l'altra volta. Sto cercando di utilizzarlo un pochino di meno effettivamente, però molto spesso lo sostituisco al sale in determinate preparazioni, come ad esempio nel sugo, perché all'interno il sedano, la carota e diverse altre cose che insaporiscono un pochino di più. È anche vero che all'interno lo zucchero, io questo l'ho notato dopo che ne ho fatto un uso smodato, ha dentro lo zucchero e l'estratto di lievito, che in realtà ha all'interno il glutammato. Quindi c'è scritto senza glutammato, ma in realtà ha il glutammato, solo che ne ha una quantità minore rispetto che a certi altri dadi. Quindi io cosa faccio? Continuo a utilizzarlo, perché purtroppo non riesco a farmi il dado in casa, non ho materialmente il tempo di fermarmi a fare il dado in casa, ma cerco di limitarne molto l'utilizzo. A questo punto preferisco utilizzare il sale normale, e questo lo uso veramente in poche preparazioni, però comunque preferisco averlo appresso. Poi sempre barattolini, ho preso per la colazione un barattolo di Valsoia, che è la crema spalmabile della Valsoia.
Questo è 100% vegetale, quindi non contiene latte, va benissimo per tutti, compreso Gian Giacomo, ed è senza l'olio di palma. E poi ho preso anche una marmellata alla fragola una confettura, non una marmellata, una confettura alla fragola della Puerto Sol, che rispetto a certe altre che ho visto non è neanche così malaccio, quindi diciamo che la facciamo andare bene. Poi ho preso sempre di scatole e scatoline le olive nere denocciolate, di cui Matilde va matta, Casa Crai, i ceci bio, un altro pacchetto di olive nere. Perché casomai non avessimo frutta fresca, sì, frutta. Casomai non avessimo verdura fresca, c'è Gian Giacomo che ride dietro i baffi. Oltretutto, non mi sta tenendo il fuoco la macchinetta e mi sto arrabbiando. Dicevo, nel caso in cui non avessimo verdura fresca, una scatoletta di olive può sempre andare bene. Poi c'è del mais dolce, un pacchetto di fagioli e cannellini, sei pregato di non usufruirne. Buoni, fagiolata con cipolle E salsiccia. e salsiccia, un po' di pomodoro, Bud Leggerissimo. Spencer ci fa la pipa. Bud Spencer e Terence Hill all'arrembaggio. Tonno rigorosamente Asdomar, quindi Sardegna forever. Poi una confezione di carta casa, cioè lo Scottex, in poche parole. Lo Scottex de Noatri. Poi ho Avevi preso un qualche fanciullo pacchetto di giovane. pasta. Poi ho preso qualche pacchetto di pasta. Le mezze penne, sempre della marca Cuore dell'Isola, Casa Crai. Cioè non Casa Crai, le ho comprate alla Crai. Si trovano un po' in tutti i supermercati qua della Sardegna. Preferisco queste alla Barilla piuttosto che a qualsiasi altro tipo di pasta che si vende altrove, perché viene da coltivazione fatte qua in Sardegna, viene lavorata in Sardegna, insomma tutta la filiera produttiva avviene in Sardegna, quindi sinceramente sono un tantino campanilista da questo punto di vista. Tortiglioni, eliche, e poi ho preso due pacchi di linguine. Poi, riso. Per stasera siamo a posto, poi per domani cosa hai comprato? Stasera qualche pacco di pasta c'è. Riso ribe. Questo l'ho preso della Crai, non ho preso riso di Sardegna perché, la verità, avevano ripulito tutto lo scaffale. Mi sono considerato che era in offerta, non c'era più un pacchetto di riso. Un pacco di fette biscottate della Mulino Bianco, che almeno hanno lunga conservazione e non si guastano, e sempre con lo stesso criterio un pacco di cracker salati della Crai. Quindi questa è tutta la spesa mangereccia. Mancano, come vi ho detto, un po' di frutta e di verdura che adesso, se riesco, andrò ad acquistare velocemente, in modo che sia tutto pronto. Vi faccio vedere l'ultima cosa, che non c'entra niente con la roba da mangiare, però ve la faccio vedere lo stesso. Siccome noi lì alla casetta non abbiamo uno scolapiatti, e ho pensato che poteva essere assolutamente utile piuttosto che avere tutta la roba in giro, ho comprato questo. Questo è della Tescoma, credo che sia Made in Italy, anzi sicuramente Made in Italy, se no non l'avrei comprato. C'era scritto da qualche parte che era Made in Italy. Comunque è bello forte, è bello resistente, ha lo spazio per i piatti, qua a fianco si possono attaccare i bicchieri, le posate qui. Questo serve per mettere i coltelli, quelli alla malunga, oppure si può togliere e utilizzare lo spazio più grande per i mestoli. Niente, vi dicevo che è bello resistente, è di una plastica bella rigida, si sente che è corposo, insomma. E poi ha questa vaschettina per raccogliere l'acqua che cola dalle stoviglie, in modo che poi si possa svuotare. Si possono staccare tutti i vari pezzi per poterlo lavare bene, quindi è stato un bell'acquisto, mi piace, mi piace. Non lo so, se a qualcuno serve vi lascio comunque il link giù nell'info box, e così sapete dove trovarlo. Basta, per il momento questo è il nostro svuota la spesa per la casetta.
Io mi sto portando appresso già pronto in realtà un pentolone di spezzatino con il sugo, quindi abbiamo tranquillamente la carne e anche il sugo per la pasta. E poi ho già preparato da qui una bella ciotolona di fagiolini freschi biologici. E quindi niente, diciamo che per le cose da mangiare siamo abbastanza a posto. Domani al limite un piatto di pasta, anche delle uova, un pezzo di pane e siamo comunque tranquilli. Nulla ragazzi, detto questo io scappo a fare la spesa e il resto della spesa che mi manca vi mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!